Ci pensi e tentenni fino all'ultimo minuto, ma poi il dolore diventa insopportabile e decidi di andare al pronto soccorso. Ti metti in auto e raggiungi l'ospedale più vicino. Al triage c'è un medico che ti chiede quali sintomi hai, ti visita velocemente e ti assegna un codice e un numerino. Torni nella sala d'attesa piena di gente. Persino il corridoio della stanteria è pieno. Pazienti sulle sedie a rotelle, altri sulle barelle, ognuno a fare i conti con il proprio malore. Appeso ad una parete c'è un display con la lista dei numerini dei pazienti e l'orario del loro arrivo. Ogni volta che si sente un cicalino, ognuno si volta a guardarlo sperando di essere il prossimo ad essere assistito. Ma c'è un'urgenza in corso e si accumula ritardo. C'è un paziente in codice giallo che è in attesa già da 2 ore e 40 minuti, un altro con il codice verde è arrivato alle 14:24, ma sono già le 21 e non è stato ancora chiamato. Intanto arriva altra gente. Ad un certo punto la tensione raggiunge il culmine. Una signora perde la pazienza e se la prende con i sanitari del pronto soccorso. Intervengono alcune guardie giurate, la lite è subito sedata, ma per precauzione viene chiesto l'intervento della polizia. La signora viene visitata e una volta fuori lancia improperi contro le forze dell'ordine e se la prende con una delle guardie giurate. Capisci? Perché sono capace di intendere volere. Ma tutti in e a pagare queste cose. E si sapeva a buscarlo. Un regolamento prevede che in tutta l'area ospedaliera non si possa fumare, ma proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso sono in molti ad accendersi una bionda. Persino il personale paramedico non riesce a rinunciare alla sigaretta. Secondo quanto riferisce la direzione dell'ospedale, si sta provvedendo alla rifunzionalizzazione del pronto soccorso per diminuire i tempi d'attesa. Quanto al controllo delle aree, il personale della polizia privata impegnato è esiguo ed è costretto a fronteggiare emergenze sempre diverse e spesso ingestibili simultaneamente. Arrivato nel pomeriggio, lasci l'ospedale all'1 del mattino, stanco, frastornato e ancora dolorante. Questo è il racconto di una notte al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. Una notte come tante.